In tutto questo posso dire che mi sa che sta iniziando la diretta. 10 secondi. Così, Oh, ma allora, che scusatemi spettacolo. se intervengo Ma e taglio a grazie. metà la No, no, ma è discussione. qui apposta. Esatto. Eccoci. Allora, barabum. No, Intanto yes, grazie it's a problem. Redalkemi per la sub, benvenuto da noi, spammone di cuoricioni in chat. C'è anche sul canale italiano, se volete, perché almeno... Volendo. Ah no, Ah, è ok, vado sul canale sottotitolato. italiano allora. Sì, è sottotitolato, almeno torna comodo un po' per tutti. Over the next hour, we'll be your guides to all the latest news and exciting announcements coming from Ubisoft. We've got so much in store for you today, including deeper looks at Far Cry 6, Riders Republic and Rainbow Six, plus a few other surprises you'll find out about Ok, soon Far enough. Cry 6. Parleranno I'm di excited. Far We're Cry, doing this di... together. We got this gorgeous set E3 Anche... back. Rainbow Six è un altro But I di know cui ho what già y'all dimenticato are il here. nome. You wanna see Sì, ha Neon? detto... So let's get right into it. Riders Rainbow Six Republic. operators are Esatto. facing off Sì, against sì, an sì. evolving and deadly threat. You'll no doubt have noticed that the Quella alien penso parasite has non spread to new è... Siamo che areas. sono in It's italiano. time to suit up and step into the containment zone. Here's a Perché c'è deeper un look italiano at qui? Rainbow Sì, ha Six detto... Vi giro il link, eh? Vai, Sì, partiamo con Rainbow grazie. Six. Grazie, calcola. Dove lo metto? In generale? Sì, ci pensiamo noi poi. Posto. Fatto. Grazie mille. Ah, di niente. Si parte con Rainbow Six comunque, immagino c'è la nuova espansione. Mettiamo la solida, no, non questa. Ma ce l'hanno preparata apposta. Eh? Ce l'hanno preparata apposta questa. No, perché non c'è la camera, no? Sotto. Capito? Intendo, dobbiamo mettere... Ne abbiamo appena parlato. Allora, ve lo dico io personalmente... Allora, non sono un grande fan di Rainbow Six. Però sembra una modalità campagna e sembra anche abbastanza intrigante. Se non è una sola espansione giusto per aggiungere nuovi personaggi. Non so come funzioni Rainbow Six nelle sue espansioni. Ma mi intriga l'idea di base che c'è. Ok. Oh mio Dio. Ok, ci siamo. Ci siete? Siamo. Ottimo. Siamo. Ottimo. Sì. Eccola, sto diventando sorda. Ma da quando è che ci sono gli zombie? Aspetta un attimo. Ma infatti, secondo me è una sorta di campagna più che un'espansione per il gioco. Per il multi. Non è Siege questo, è Extraction. Ah, un Ah, altro gioco. ok, giustamente. Dimentico sempre che Rainbow Six è una, cioè, è una saga, una serie, non è Io pure me soltanto lo Six dimentico. Siege, Per carità, interessante, però. Ok, però. Ok, le ambientazioni non sono male. cioè. No, per niente, infatti. Che stanno praticamente salvando gli altri operatori, sembrano essere stati rapiti da queste strane Creature. creature entità, sì. Hanno una cosa strana, è diventata tipo calcificata. La tizia mi sembra un po' un chicken nugget, Tipo sinceramente. Di quelli lasciati fuori per qualche ora, però. Che Sì, esatto. diventano belli Fighi gommosi. design. Effettivamente fa strano vedere il nome Rainbow Six accostato a qualcosa di soprannaturale. Vero, Decisamente. Not so fast. Well. Allora, figo. Però Sì. dato che devo fare il bastian contrario. Vai. Purtroppo questi giochi di zombie molto spesso tendono a blandizzare o rendere noiosi i design dei mostri. Qui il design in sé non è male, ma la color palette è sempre la stessa: grigio, 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 grigio. Sì. Vabbè, è comunque un video in CGI questo. No, 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 ma non è solo quello, nel senso che si ha un po' paura di usare i colori nei giochi horror o nei giochi di sopravvivenza.
Abbiamo notato. Più che altro perché cioè, serve per creare l'atmosfera. Cioè, il colore è importantissimo per dare una determinata sensazione alle persone. Farlo con i colori è un po' poco sensato da un lato. Però si può fare. Guarda, per esempio, ti faccio proprio l'esempio di Resident Evil 2. Il boss finale è tipo viola, poi passa al rosso, poi passa al blu. Cioè, c'ha tutti dei colori stranissimi. Però è il boss finale. Se tutto quanto il gioco è così, perde un po' l'ambientazione. Non so come c'è dire. Quella che la chat tira fuori una cosa interessante, cioè che i nemici sono gli stessi che avevano messo all'evento invasione aliena di anni fa. Mi ricordo esattamente i punti deboli che avevano le spalle. Beh, allora è tipo lore. Sì. Extraction is a one senso. Anche no. Un co-op, però. Male, però non è tipo il tipo di gioco che visivamente vi fa fare wow, oh mio Dio, lo devo comprare, per esempio. No, chiaro. Ok, adesso confermo che sono alieni. Okay. Grazie Darklight per il 19esimo, un bacione, bello, bentornato. Se ecco, un altro gioco che sto aspettando tanto è Back 4 Blood. Io. Cosa? Back 4 Blood. Aiuto. Ok, sì, mi sa che hanno fatto vedere qualcosina giovedì sera, sai? Sì, che è fatto dagli autori di Left 4 Dead. Esatto. E quello mi interessa parecchio, per esempio. Vedi, io non avendo mai giocato a Left 4 Dead, quello lì mi sarebbe piaciuto provarlo proprio anche per vivere un attimo un po' l'esperienza, se è sulla stessa falsa riga. Left 4 Dead, guarda, secondo me è proprio un bel gioco anche da giocare tutt'oggi. Cioè, se ti prendi tre amici, lo attivi, ci giochi. Esattamente, quello era sempre stato quello il mio discorso. Non c'ho tipo al tempo, parlo di 6-7 anni fa, quando è che è uscito Left 4 Dead. Sì, più o meno. Lì non c'avevo. Avevo il PC che a malapena mi leggeva Minecraft. Quindi figuriamoci Left 4 Dead. Cioè, non sarei riuscito a far niente. E poi, ovviamente, col passare del tempo, i giochi passano, tra virgolette, se non te li. O te li segni e te li tiri da parte, o te li dimentichi un po'. Sì, anche, soprattutto i giochi online. Sì, appunto. E che è anche un po' questo il limite dell'MMO, del gioco online. Una volta che passa quel periodo, è troppo tardi. Per esempio, World of Warcraft, tutti parlano del Witch King, di come è un gioco spettacolare, bellissimo, ma è qualcosa che non si può più ripetere. Certo. Sono cambiati. Sì, ma guarda che anche andando più recente, cioè, Fortnite come fenomeno sarà irripetibile. Cioè, giusto per prendere un gioco anche un pochettino più mainstream, tra molte virgolette, giocato un po' anche dal casual gamer rispetto magari a World of Warcraft che non viene toccato. Cioè, è un po'. Cioè, non è facile trovare la nuova cosa. Però allo stesso tempo, appena arriva tutto quello che c'era prima, bene o male, perde trazione. Diciamo che il mercato dei giochi online è un grosso battle royale. Tutti provano a prendere lo spot più in alto, ma alla fine ci sono pochi vincitori, veramente pochi. Vabbè, qua sta mostrando soltanto. Vabbè, dai, non è ne. Sono anche un po'. Neanche così tanto, dai. C'è di peggio. Ah, ok, beh, allora ok. In quel caso sì. Ah, che devo per la serie di Fortnite, tipo. Ma no! No, no, parlava del video. Comunque hanno già spiegato qualcosina sul gioco, eh. Hanno detto che sì, come ci suggeriva Laika Phoenix, sono le evoluzioni di quel. Di quel contenuto che c'era stato, esattamente. C'è una cosa molto interessante qui, ovvero giocherete in cooperativa con altri giocatori. Sì, da 1 a 3, c'era scritto. Tuttavia, se uno dei giocatori viene catturato, verrà considerato lost in action, perciò non potrai andare avanti finché non recupererai il bellina come cosa. Io sento già gli sbrocchi. Stavo per dire bellina finché non ti ritrovi quello come me in squadra che rallenta tutti. Poi ecco, quando c'è stata l'esplosione di pus stavano descrivendo i nemici. Pus. Vale, tranquilla. Abbiamo anche un gameplay, signori, Ma quindi sarà proprio un altro gioco o ti vuoi già collegato a Siege in qualche modo? Sì, no, gioco a parte. Aspetta, è un gioco a parte. Chi comunque ha già giocato a Siege sicuramente rimarrà molto avrà della familiarità con molte delle meccaniche. Vabbè, quello per tuttavia, forza. È un altro gioco. Ok. Ci sono gli stessi operatori, comunque gli operatori che hai imparato a
Calcola che ti devo dire la verità, io non adoro particolarmente Rainbow Six Siege, nel senso che non c'ho... È difficile un attimino da capire, cioè nel senso ci vuole un po' prima di... In realtà è diverso, non sono abbastanza brava per immergermi... Sì, sì, anche, cioè capisco benissimo. Quindi, però, devo dire che questo qua mi intriga un sacco. Pure questa cosa del dover riacchiappare il tuo amico. Quante amicizie saranno spezzate con questo gioco? Tutte. Tutte. Beh, io penso che comunque sia anche posta nel modo in cui, se non fai così, non puoi andare avanti. Cioè... Però la realtà è carina anche come cosa, che è abbastanza logica. Sì. Ma secondo me conoscono la community e sanno che tipo, ah, quello è stato catturato, bella raghi. Esatto, esatto. Fatto per evitare quello. Soprattutto se metti un online senza il party, tipo puoi joinare persone random. In quel caso davvero poi muori, non giochi più per magari svariati minuti. Fatto per evitare quello. Reagiscono anche alla luce i nemici. Mi va di attraverso il fumo, l'azione. Muoio sto per... Che bussa. A me succedeva con... Ancora! Cioè, per esempio, ok, sì, i design sono carini, però... Però veramente sono molto neutri. Sapete che vi dico, però? Cioè, tutti i giochi con alieni o mostri o zombie rischiano sempre di diventare un po' troppo il more of the same. Anche sì, è certo. Anche lo stesso... quello che c'è stato prima, Back 4 Blood. Sì. Anche quello rischia di essere quasi un'autoscopiazzatura. Rischia e spero non lo sia. Tuttavia, questo qui... Unendo le caratteristiche di un Rainbow Six, ovvero perciò spaccare i muri, gadget e così via, con l'approccio stealth, lo rende... No, l'approccio stealth ci sta molto spesso sui giochi horror, però con questo tipo di gadget, con questo tipo di squadra, con questo tipo di obiettivi, lo rende molto diverso rispetto a tutti gli horror game che giochiamo di solito. Perciò io sono molto curioso di vederlo, anzi, sono molto più interessato adesso rispetto a quanto non lo ero prima ancora che lo rivelasse. Ok, ho capito. No, ma ci sta, eh. Non dico che male, però la mia domanda è, per me, proprio nella mia testa, ho voglia di giocarci? Cioè, quando uscirà questo gioco, mi dirò, adesso lo compro e ci gioco. Adesso, perché quando compri un gioco online, o ti scarichi un gioco online, sì, puoi avere la mentalità del lo provo e poi via. Però in teoria il piano è giocarci a lungo. Sì, chiaro. Con ogni gioco online, qualsiasi gioco certo. Online. Certo. Sacrosanta verità. E quello che mi sto chiedendo è... Quanta longevità? Mi sta tirando così tanto? Ah, anche. Lì dipende da giocatore a giocatore. Nel senso, magari nel tuo caso no, magari c'è quello che è assolutamente in hype, assolutamente estasiato l'idea di vedere questo gioco che sta per uscire. Lì non lo so, magari non sei tu il pubblico a cui punta, no? In quel senso, neanch'io lo sono. È tutto lì, magari è per quello che facciamo fatica a percepirlo come gioco da avere assolutamente, da giocare in continuazione. La chat ti spotta che ti dice, poi c'è Wobble che non si schioda da LOL. Ma quelli ragazzi sono scelte, non fate le mie stesse scelte. Ma infatti LOL non è un gioco, perciò non giocate. LOL è una tortura, è uno stile di vita. Esatto. Oh, ma tutti quelli che ci giocano lo dicono, eh. Eppure sono eppure sempre lì. Giochiamo. Ma perché, allora, io apprezzo League of Legends come gioco, cioè senza ovviamente andare nel discorso... come posso dire, non bilanciano il gioco, fanno le cose per vendere, tutte queste cose qui. Cioè League of Legends è un gioco online che ti offre un bordello di contenuto gratis. Quello è vero. Regge su tutti i PC, pure se hai una connessione di cacca, puoi giocare sullo spot del cellulare. I personaggi sono carini, ti danno pure skin gratis e non fanno il discorso di Overwatch con le loot box, per esempio. Tipo, non potevi neanche comprarti la skin singola, devi spendere soldi sulle loot box. Ed è un gioco gratis. Ciao Blizzard, grazie per... Ciao Blizzard, salutiamo Blizzard. Però ho scaricato la nuova espansione di World of Warcraft, Blizzard, ricordati di me. Comunque per dire, per come... per quello che è il mio stile di gioco, i miei gusti personali, lasciamo perdere... Sì, certo. I miei gusti personali... Io giocherei molto più volentieri un gioco come questo rispetto che al classico Rainbow Six Siege. Ah, sì. Sì, beh, cioè, sono... io giocherei,
Proprio me l'hai già venduto questo. No, beh, assolutamente. Hai tolto quello che non mi piaceva troppo di Siege, ovvero magari il fatto di giocare con gli altri giocatori dipendevi troppo sia dalla loro abilità, sia dalla connessione, eccetera. E mi dai quella cosa sovrannaturale, quella cooperazione comunque più sentita, perché qua la minaccia è comune. Ah, certo. Bellissima, una cosa molto bella, infatti. Io modo, ragazzi, grazie mille. Ci rimaginate? Io la sto pensando in una maniera diversa. Io penso che questo gioco per Twitch sarà terribile, perché è tutto buio, si vedrà niente in live. Potrebbe essere, effettivamente. Io la sto vedendo in questa maniera incredibilmente cinica, senza neanche guardare tanto tutto il resto. Sentito, stiamo preparando una missione di salvataggio. Vabbè. Come il doppiaggio mi ha fatto sentire stamattina. Mamma mia. Io sono convinto, raga. Io sono convinto. Sì, devo dire no. Io sono tipo, ok. Ci può stare. È una. Dai, prossimo gioco. Sorprendimi, Ubisoft. Sorprendimi. Hiro. DJ Hiro. Ah, Rocksmith. Ah, ok. Attenzione. Vero, avevo dimenticato la sua esistenza come gioco. È vero, purtroppo è passato un po' in sordina, un po' perché è troppo difficile per sì, il casual gamer è difficilissimo, Rocksmith. Si buttavano sul chitarrino classico, eh, cioè, no? Beh, ma comprensibilmente anche. Chiedo da ignorante, qual è la differenza principale tra Guitar Hero e Rocksmith? Perché non ho mai giocato Rocksmith. Usi una vera chitarra con le note vere. Esatto. Mentre Guitar Hero è un, proprio un rhythm game, proprio nel modo più semplice che ci sia. Di premere il tasto giusto al momento giusto. Porca miseria, cioè io Guitar Hero a medio avevo problemi, con la chitarra vera io ho le mani tozze. No. Guitar Hero già era difficile per me. Però è carino che abbiano ripreso sta serie. È anniversario, mi sa. Vediamo un attimo, Rocksmith Plus si chiama, ho visto un più. Sì. Magari sarà una... Tipo un servizio streaming. Ah, oddio. Beh, non è stupida come cosa, in realtà, anzi. Esatto, è una cosa molto intelligente. Sì. Cioè, tu leghi il servizio dal software, cioè scusa, dall'hardware, e lo metti come software e basta. Figo. Sì. No, assolutamente. Ah, cioè, ci gioca sul televisore? Puoi giocarlo sul televisore, sul secondo PC? Me, esatto. Secondo me basta che hai l'applicazione, non so come dire. Esatto, sì. Questa cosa per esempio è molto carina, l'apprezzo proprio. Sì, come idea assolutamente. Buonissima idea. Peccato che io sono uno stupido culele player, quindi... Questo praticamente diventa come un lezioni di chitarra a domicilio ludica. Sì, più o meno. Dico ludica perché... Ah, guarda, sì, invece, altro che... Tappulato. Certo, la signora che cucinava mentre suonava... Comunque tutti ricchi, cioè non ce n'è uno che sia in una stanzina del cacchio a 300 euro. Tutti quanti con le casone assurde. Beati loro. L'app costerà 90 euro. Effettivamente non era molto economico quando... No, per niente. No, vabbè, ma penso che con la chitarra sta a posto. Valti, devo chiedere di alzare il piedino, sorry. Che le cuffie stanno tirando. Andiamo, figliolo! Io ho notato una strana presenza di piedi ovunque in questo trailer. Interactive comunque. Music Learning, ragazzi. Cioè, è proprio per le lezioni. Sì, è stato presente anche per quello. La vita è veramente carina, comunque. E da oggi è aperta la beta, la closed beta. I'm Arthur Von Nagel, producer at Ubisoft San Francisco. Dio, che paura. Tipo le orecchie, le sapole. Grazie, ragazzi. Grazie. Grazie a tutti. Insomma, è così felice. E ha una dentatura perfetta. Vero? Impressionante, è vero. Mamma mia, no, ma un sorriso, guarda quanto è felice. Cioè, lui è proprio deciso. I denti sono. Ha il colore della luce sui denti. Chitarra e basso, signori. Non un ukulele? Uno su 10. Ma sai che. Cioè, no, funziona sempre chitarra e basso. Però sai che l'ukulele non sarebbe una cosa stupida. Sì, oddio, non è molto Rocksmith, cioè non è molto roccheggiante, però. Vabbè, ma... Io in generale adoro l'ukulele. Purtroppo sto piano piano diventando con l'età lo stereotipo dell'uomo grasso a 40 anni con la camicia hawaiana
e il l'ukulele in mano. Tra poco vi troverete col cappellino di paglia su una spiaggia. L'hai mai visto? A me mancano 10 anni e l'ukulele, dai, non so, ti aggiungo tra un attimo. Ci vediamo tra 10 anni. Esatto. Insomma, dicevi Psych? Sì. Non l'ho mai sentito. Ecco, tu guarda il padre del protagonista, molto probabilmente diventerai così. Grazie Dave per la sua prima, un bacione, bello, benvenuto. E buonasera a tutti quanti quelli che stanno facendo compagnia. Il poliziotto di Breaking Bad. Ah, ok, ok, ok. Scritto Psych, proprio. Ecco la PSY. Ma che mettere gli arrangiamenti. Infatti, ma secondo me una cosa che volevo dire è che probabilmente avrebbero raggiunto la possibilità di creare tipo lo spartito custom da caricare e da condividere con gli altri, che sia una canzone elaboratissima, che sia proprio le basi, impara a fare gli accordi. Che figata. No, no, ma è bellissimo questo qua. Gran bella cosa. È lui lì dietro. Soltanto, ecco, non si vede. Già è pelato. Dove si cercava? È là che arrivi. Ha detto 40 anni. No, lui c'ha pure una sessantina. Ma lasciamo. Questo uomo potrebbe vendermi tutto, anche dei calzini d'oro. Perché è così rilassato, cioè ti puoi dicendo anche testa di cazzo, lo vuoi comprare, sì o no? E tu dici sì. No, direi proprio sì o sì. Non ti dà alternativa e tu dici hai ragione. Ma ti guarda negli occhi. Sì, ci sta obbligato, cioè, mi sento obbligato a comprare una chitarra adesso. Ma poi non so perché, ma da come ci sta guardando adesso? Cioè, sembra che con l'occhio destro riesce a guardare me e a te l'altro. Esatto, cioè, proprio... Che non sta guardando voi. È come la Gioconda. Lui è la Gioconda. È la Gioconda. Se quella è la cosa, sta guardando non l'obiettivo, sta guardando lo schermo sopra l'obiettivo. Ed è quello, sì. È quello che fa strano, è quello che ti frega e ti fa sembra che guardi tutto tranne che te. Ma dici a me? Ah, ma quindi esatto. Anche la Gioconda guarda con lo schermo dell'obiettivo, no? Sì, no, esatto. È sì, chiaro, sì. Non fa niente preoccupare. Vergognati in silenzio, dai. Ok. Però stava anche suonando stavolta, Ci fa vedere, non predico solo, ma... Questa cosa mi sa che mi ci segno anche perché io ho comprato una chitarra tempo fa, ho fatto ah, la suono! E poi ecco, invece. Ma impara a suonare e poi faremo dei pezzi insieme, io canto, perciò... Sì. Che genere canti fai? Molto più rock, però vado anche su qualcosa... Cioè, ti canto anche Sinatra. Ah, bellino. Anche Elvis. Posso andare anche lì? Interessante. Beh, questa è Riders Republic. Che cos'è? Dopo te faccio sentire. Ne parlavano prima nella intro, sinceramente non l'avevo sentito nominare. Biciclette. Riders Republic è un gioco, diciamo, online basato su gli sport estremi, fondamentalmente su ruote. Però c'è, come vedete, c'è anche lo voglio tutelare quant'altro. Quindi tipo le bici e i deltaplani sono tipo le classi. Ma c'è di tutto. C'è la bicicletta della nonna col cestino. C'è la tuta alare, bellissimo, lo voglio. Ho già deciso che lo voglio questo. È volato via quello, come ho fatto? Non aveva... Trix Academy, ma è bellissimo. Questo sembra proprio carino, sembra uno di quei giochi che scarichi e giochi. Sì, decisamente, sì, assolutamente. Tra l'altro questo è un gioco che doveva uscire... se non ricordo male, almeno 6 mesi fa è stato rimandato. Ah. Grazie Zeno per il 27esimo. C'è anche lo snowboard. Grazie per il terzo bimbo di Resub, un bacione. Buoni cuoricioni in chat per te. Assassin's Creed, secondo me non ci sarà nulla. Io ti giuro, potrei perdere veramente la vita su ste cose. È tipo un... come cacchio si chiama? Tipo Trials Rising, molto lo vedo. Come concetto. Però... Magari, in questo senso sì. Sì. Meno 2D, anzi. Ovviamente, cioè... Però il fatto di dover fare determinate cose su determinati punti del percorso, quella modalità sembrava molto simile. Ecco, c'è BMX. Bellissimo. Carino proprio. Anche se è il miglior gioco di sport di skate 3. Ma quanto mi sto sentendo... Questo è VR vomiti. Cioè noi siamo stati seduti... VR già mi fa vomitare quando cammina. Figuriamoci questo.
Vomiti in game e IRL. Oh sì. Some might say the best parts of the Republic can be found in the city playground. We've got modules that you can slay for days. Ok, è fisicamente impossibile quello che è successo. Su io il frame rate, vabbè, è vero che è un trailer, per carità, però ci sono dei cari strani. Però non mi fido mai. Mamma mia, mamma mia. Che caga, guarda questa roba. Che miseria. Qualche volta mi chiudo a vedere i video di gente che si butta con la tuta e fa ste cose. No, quello mi mette un'ansia. Mamma mia. Con la Graziella. Io mi aspettavo che tipo si unissero, dopo quello con la bici veniva preso da quello con il tablano. Sì, in effetti l'hanno fatto sembrare... Il tablano sui pacchi. Cioè sembra anche un jetpack, cioè... Iron Man, con le ali. Questo non è volare. Questo è cadere con file. Oh, ma c'è l'elicottero questo! Oddio. Ma che cacchio... L'elicottero. Ma lo sai un gioco così? Per cui Transformer quanto mi divertirebbe, tipo Open World. Vabbè, ma io sono... Io con i robot, ma... Ah, questo è tipo... Questo è tipo il minigame del volo in... in uno dei vari Wii Sports, per l'appunto. Cioè il minigame del volo dove devi arrivare in giro per vari punti. Io, guardate, faccio le associazioni più stupide. Devi volare e sbloccare vari punti per ottenere informazioni. Ed è quello che fai con quella frase di elicottero sulla schiena, mi sembra di aver capito. Ah, ok. Ma questo è un Wii Sports Plus, vero? Sì, è Switch Sports. Sì. In prima persona è una cosa spettacolare, calcola. Ah, è veramente figo. Cioè, quello... Penso che questa sia fatta apposta, proprio... Perché riprende tutti i video di quel tipo di disciplina. Sì. Come si chiama quando vai giù a picco? C'è proprio un nome specifico. Downhill? Skydiving? Mi sembra da... Ah, no, aspetta, skydiving... In bicicletta dici o in generale? Ah, bici, ok. No, no, la mia domanda era, dicevi in bicicletta o in aria? Quando vai giù a picco. Bicicletta. Ah, bicicletta è downhill, tecnicamente. Downhill. Ma il tizio con il camioncino dei gelati lo voglio subito. Deve essere mio amico lui. Comunque, a proposito di minigiochi, regà, quelli che ho apprezzato di più in tutta la mia vita da videogiocatore sono quelli di Flatout. Oddio, non me li ricordai. Non me lo ricordo. Non so che musica, non ho mai giocato. Neanch'io. È un gioco abbastanza cazzone di auto, no? Un po' alla Distraction Derby, però facevi anche le corse vere e proprie, dove prima ok, te. Ok. Ci sta la modalità dei minigiochi, delle sfide, praticamente saltavi con la macchina, dovevi fare delle cose, oppure andavi a sbattere con la macchina e il tuo pupazzo che usciva dal parabrezza, dovevi usarlo per buttare giù dei birilli, per esempio. Ok, ho capito. Sai che ho visto qualcosa. Una, tipo, i minigiochi con cui mi giocavo da piccolo erano tipo Mario 64 per DS, okay. Avete sentito che c'era la sezione minigiochi? C'era sì, tipo, c'era il poker, il poker me lo ricordo. Mamma mia, che chiusa. Beh, 2 settembre il giochino, no? Sì, 2 settembre. Ci siamo quasi, però quanto è? 3 mesi? Cavolo, è vero, è giugno. Già. Buongiorno, tesoro! Ma con la quarantena il tempo passa molto più lentamente. Porco Dio. Mamma mia. Io ho lavorato in quarantena, perciò non ho cambiato molto. Qua è Rainbow Six, tutti... invece. È qui, esatto. Questo è Siege. Qui siamo... nuova espansione, nuove mappe, nuovi operatori. Adesso ci dice che cosa. We are humbled and grateful for the enthusiastic community that has supported this growth. So today is all about sharing great live developments that will dramatically improve. Ok, perciò una giga patch, insomma. We've been hard at work finding ways to improve your ability to play. Ma la testa girata in modo strano, sembra quasi che non sì, è sicuro. Vero. Non è sicuro mezzo tre quarti, mezzo dritto. Ah, signori, crossplay. E quindi tipo 7 ottavi. Su PC? Tra PC e... Cos'è Amazon Luna? È una cosa brutta. Che cos'è Amazon Luna? Non ho mai sentito. All'inizio del 2022 anche con le piattaforme. Questo è figo. Questo è interessante. Eppure Sony, quindi... Beh, ci sta. Sì. Ci piace. Bringing these player bases together benefits everyone. It will finally... Me l'ha detto come te la chat. Io pure l'ho detto.
Anche i vostri progressi vi seguiranno, perciò se voi comunque giocherete su un'altra piattaforma e avete lo stesso account PC compreso? Esatto, sì. Si inizia. Le persone non saranno felici. Quando c'è il crossplay che comprende i giocatori da PC, tutti quanti lo odiano. Tutti quelli giocando a console. Ma perché ti trovi i console player che magari non... È diverso. No, no, ma infatti, nel senso, io non è che faccia grandi distinzioni. Se un gioco c'è da una parte, c'è da una parte, c'è dall'altra, dall'altra. Gioco dove mi trovo più comodo, di base. Però so che in media chi gioca da console odia giocare contro quelli che giocano da PC. È verissimo, perché è un'esperienza diversa. Tuttavia, però, non so se sarà disponibile anche qui, ma molti giochi ti fa selezionare se vuoi giocare con crossplay o no. Sì, vero. Vero, vero. Ecco, in questo caso adesso ci stanno presentando invece il prossimo operatore, Thunderbird. È un nuovo operatore che verrà inserito con questo aggiornamento. È un operatore di difesa. Ok. Un difensore. Ok. E è un medico. Avevo letto, questa giacca era mio padre. L'ha squiato proprio. Ah, che brutta immagine. Terribile. Tu cerca di riposarti. Ok, bene. Questa giacca. Quindi ti scaldi. No, gli è davvero lasciato la giacca del padre. C'è la giacca padre in realtà. Belli disegni. Molto fumettistico. Sì, hanno iniziato a fare questi. Prima erano dei video dove facevano soltanto vedere qual è l'abilità, no, del personaggio. Poi, sì. Man mano si sono evoluti, hanno creato proprio delle storie. Come anche è capitato, ad esempio, con l'ultimo operatore che è uscito prima di questo, che è Flores. Quello, lui è un attaccante. Mm. Ah, no, il nuovo operatore è l'orso. Bello! Esatto. Aspetta che lo riscarico. La giacca, oh mio Dio. Il padre che cerca la da Rainbow Six a breve un attimo. Coda fratello orso. No, no, povero, non finiva così però. Ti giuro, se facessero una cosa del genere, tipo Tekken, tipo il personaggio è un orso. Esatto. Quanto potrei ridere. Vedi, sta cosa l'ha messa anche League of Legends. E che hanno capito pure a Riot, tipo quando hanno fatto il video per Jinx, no? Che ha fatto esplodere, sì, il gioco. Hanno fatto, ma allora la gente piacciono i nostri personaggi. Allora, ci sarà la nuova stagione e anche il nuovo operatore, da quello che ho capito, è dalla prossima settimana. Quella era Trackmania, sembra brullalla. Trackmania è bellissimo come gioco. Meno male che qualcuno mi dà retta su sta cosa, non gli piace a nessuno. Trackmania? Davvero? A me, io lo adoro Trackmania. Giuro, dammi un mese di ritorno a giocare a livello competitivo. È il tempo che manca. È partito. No, raga, ho fatto anche qualche record italiano, ai tempi. Su Trackmania Turbo. Povero. Mi dicono nella chat, l'uomo dai mille talenti. Cantante. Trackmania Pro. Vero. Uomo. Due su tre erano bugie. Vediamo se scoprite qual è. No, dai. Ma ok. Ma questo è Brolalla. Sì. Ma no. Le tartarughe ninja su Brolalla, ok. Bellissimo. Ah, che tutti. Io Brolalla ci ho giocato tantissimo quando ho avuto il periodo in cui ho avuto la Nintendo Switch Lite, che è stato un anno. Ho giocato così tanto a Brolalla, cioè c'avevo proprio i segni dei cosi sulle dita. È stata una cosa impressionante. È così che hai perso la tua abilità da giocatrice, esatto, e non riesci a giocare a Dark Souls. Esatto, esattamente. Sembra una backstory di un supereroe Marvel. Esatto. Comunque, ho visto che stanno annunciando dei crew. Io in generale con i giochi di macchine devono essere speciali, tipo Burnout. Io mi ricordo da piccolo, okay, ho giocato Burnout e ho fatto, oh mio Dio, questo gioco è bellissimo. Poi mi sono preso Paradise City per PS3. Ok. Ok. E mi ricordo che quel gioco mi ha catturato completamente, perché c'era anche la possibilità di usare la libreria PS3 per mettere le tue canzoni nella RAM. Ah, bellino così. Queste cose hanno fatto i pochi giochi, purtroppo. Un anno anche PES, lo fece un paio d'anni. Sì, è vero, me lo ricordo. Quella è vero, tolta. È vero. Sai quanti problemi avranno con i diritti e cose varie.
Probabilmente è quello. Perché sì, si vede che per un attimo ho pensato un momento, ma così facciamo ascoltare musica di merda ai giocatori. Scusate la parola. Ai giocatori. Perciò sceglietela voi. Però era bello. E vai, Just Dance. Un altro. Madonna, quanto faccio? Io l'ho già detto. Dobbiamo fare una parte di alla Just Dance nel mulino. No. No. Sì. Sì, cavolo. Cioè, anche qua, sì, anche scivolo e le luci con Alexa le sistemiamo, regà. Ma senti, ma Just Dance non era uscito l'anno scorso? Sì. Sta per uscire solo Balla 2022. Balliamo per tutto. Con un ospite speciale. Oh. Chi è? Oh? Non ho idea di chi sia. Tutti quanti proprio. Artista e performer. No, no, per carità. Non l'ho mai sentito. Non so neanche io chi sia. Però i got the moves. Sì, davvero. Beh, noi non balliamo così bene. Balla anche mentre parla. Sì. È gasato. Ecco, questo è un talento che mi manca, Wobble. Il ballo. Anche a me, poi manca. Si può imparare. Poi poi con i tacchi, cioè complimenti. Che ne vuole, signori? No, ma cioè, io una volta li ho indossati i tacchi. Non a spillo, ma li ho indossati. Cioè, è difficile. Mi stai chiedendo indirettamente una foto piedi? Ma se vuoi la chiedo anche direttamente, cioè non è... Oh! Oh! Vabbè, dipende, dipende. Prendersi su... Non ho capito, stanno parlando di Just Dance? Non è della sua canzone in Just Dance. Sì. Ma noi lo stiamo vedendo su Twitch, non è che ci fanno problemi con copyright? No. No. Sai mo se ti tirano giù il canale per lo strike? mo rido, cioè, sinceramente, se ci succede lo accetto e basta. Va bene, è successo, doveva accadere a quanto pare. Come una volta che c'erano, mi erano partiti di sottofondo, non mi ricordo quando, ma erano le musiche di SpongeBob. Ho detto, vabbè, se me le beccano sarà un ban meritato, lo accetto. Per SpongeBob. Ne basta la pena. mi ricordo quando streamavo all'inizio mettevo le musiche Disney. Era una principessa Disney che giocava League of Legends. Sì, sì, carina. E poi sotto... Che bei tempi. Esatto. Ammettilo, che felice sarà. E sotto fondo. Mamma mia, la Disney... Perché non fa qualcosa di rock? In che senso rock? Rock tipo... Rock. Trolls ci ha provato, poi ha fatto in modo che rock fossero cattivi. Perché la musica... Cioè, perché? Il problema di Trolls è che alla fine è un film cover. Nel senso, è pieno di musiche... Sì, sì. No? E che a me manca un po'. DLC di Valhalla adesso? Sì. Oh. Però quello che volevo dire è perché la musica rock, che è quella bella, devono essere cattivi? Cioè, vabbè che il Sith fa più figo, ma... Cioè, non... solo perché fa... Non significa che è cattiva. Ah, è una grande vittoria della musica. Le balla più belle sono rock. Il DLC, quello ambientato in Irlanda, era già uscito o deve ancora uscire? L'Ira dei Druidi è già uscito. È già uscito, ok. Io Valhalla non sono riuscito a finirlo, non mi ha preso per niente. Io ho distrutto sia Origins che Odyssey, Valhalla non ce l'ho fatta. Io devo recuperarlo, calcola. Ce l'hanno regalato dalla chat ieri notte, ce l'hanno regalato. E quindi lo recupererò, perché è l'unico che mi manca. Anche che c'è un tatuaggio profondo. Ma hanno censurato le magliette. Sì, perché c'erano delle marche, probabilmente. Poverino. E vabbè. Cioè, in che senso? Ok, questi sono un po' di numeri dal punto di vista, cioè, che hanno raccimolato su tutti i giocatori che hanno sbagliato. Siete tanti, questo è il nostro punto. Grazie per essere tanti. Ma sì, un pochettino di... Secondo me più vedono questi numeri, più sono spronati meno a fare meglio. Sì. E come sono fatto io, no? Cioè, è figa l'esplorazione... Ma io preferisco un mondo grande la metà rispetto a quello di Valhalla, ma col doppio delle cose. Cioè, poi dipende, per carità, il fatto che sia gigantesco e esplorabilissimo va bene, perché uno, a quei tempi non è che ci stavano le case, le città, ovunque le giravi come No, ovvio, anzi era una terra semi inesplorata.
Cioè, però noi però... possiamo nasconderci dietro la scusa storica, perché stiamo giocando a un videogioco. Esatto, cioè perciò a questo punto limitami la parte esplorabile, un po' come ha fatto The Outer Worlds. Che ma tira, stai su un pianeta, sì, ma stai soltanto in quel quadratino. Ma soprattutto a me l'esplorazione mi piace tutto. Io pure ho veramente goduto appieno The Origins e The Odyssey. Però io non sopporto più il fatto che ci siano tante di quelle missioni secondarie che sono veramente copia e incolla, cambia il nome della cosa che devi andare. Quello a prendere. Quello è vero. Cioè, vai a prendere le uova di gallina e portala al contadino, sì, così può fare una frittata per i figli. O Parigi, vai a prendere, non lo so, quello che è sempre così. A ripetizione, spammato. Dici vedere? No, stai dicendo qualcosa? Parigi, no, 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 credo. Tipo è ambientato a Parigi il prossimo DLC. Ah, okay. Che esce quest'estate. Lo sai come lo vorrei io un sistema di secondarie? Cioè un secondario dove non ti dà l'esperienza, ma ti dà tipo solo reputazione. Oh, la serie sì. Così, quello che i nemici o la gente tipo dire, ti varia, ti cambia l'atteggiamento che hanno verso di te in base a se aiuti o no. Ma non mi dà l'esperienza perché tanto esatto. Non ha senso. Cioè io porto le uova da A a B e divento più forte al combattimento, c'ha poco senso. Benvenuto in ogni MMO World of Warcraft. Capito? Sì, vabbè, però in Assassin's Creed questa cosa fa ancora più ridere. Ho ucciso 6.000 cinghiali, diciamo che... e adesso posso massacrare dei draghi non morti. Alla fine ogni MMO è così. Esatto. E lo sai, io non gioco Assassin's Creed dal terzo capitolo. Ciao Bice, che è stato il vaccino ieri. Ciao Bice, ciao. Ma ci stanno ancora quelle missioni di merda con il falco che diventa sulla torre e vedere che si torna e poi sblocchi la mappa. Allora, la sincronizzazione sì, è fondamentale. Esatto, è fondamentale, ma essendo open world alla fine serve tanto per sbloccare più punti, ma tranquillamente puoi, cioè nel senso puoi anche farne a meno. A parte un paio di volte, cioè io vi parlo di Origins e Odyssey perché come ho detto Valhalla non l'ho finito. Ma alla fine puoi anche farne a meno di arrampicarti su. Cioè puoi tranquillamente giocare girando e basta. Torna comodo. Un po' come in Horizon c'erano i colli lunghi, no? Un po' lo stesso concetto. In Horizon però almeno c'era qualcosa di diverso. Cioè il fatto che erano effettivamente creature che si muoventi, ci dovevi arrampicare sopra, già potevo capirlo di più. Però anche in Horizon ero tipo... Ok, devo farlo per la nona volta, devo salire. Io l'ho fatto scalare. Soltanto una volta. Però aumentava la difficoltà. Gli Horizon erano quasi dei mini boss platform, perché comunque la difficoltà da collo lungo a collo lungo si alzava, anche perché era diversa la schiena, magari c'era dei pezzi rotti. Cambiava la zona, perciò per saltarci era più difficile. Però secondo me un elemento di gameplay potrebbe essere pure un po' messo più da parte. Almeno per me. Ma dipende, perché è una cosa che all'effettivo ha funzionato. L'hanno ripresa anche in Breath of the Wild. Ogni torre, vero, per scalarla aumentava la difficoltà e c'era un modo diverso per darci. Vero. Però in Breath of the Wild c'è anche un nuovo metodo di per scalare. Cioè il sistema stamina era nuovo e ci hanno giocato il fatto che dovevi aumentare la stamina e tutto quanto. No? Sì. Io mi ricordo il primo Assassin's Creed. Io l'ho giocato letteralmente perché tutti quanti mi dicevano di giocarlo in ritardo, quindi era già uscito il 2, mi dicevano no, recuperati il primo e poi giocati il 2. Io mi ricordo mi sono annoiato a morte a fare quelle missioni tutte. Non mi è piaciuto per niente. Il primo, proprio il primo è il primo. Ma perché è anche molto legnoso. Ma anche molto nuovo. Cioè era nuovo per i tempi, tipo wow, ok, sì, è nuovo. Però era legnoso, cioè, sì, sì, se lo giochi adesso ti prende un infarto. Fanno film quelli della Ubisoft, da quando? Beh, hanno fatto anche quello Assassin's Creed, che non è che... Mamma mia, ma... Non so, ma era fatto da Ubisoft, quello, non ricordo. Erano sempre loro. Werewolves c'è Within. C'è una cosa fatta... Sarà tipo un cilindro dietro nello sfondo di questi due cristiani qua. Io vedo un cagnolino lì dietro. La cosa mi rende felice. Dr. Ellis? Ah, un film. Mm-hmm. Sì. Comunque, per chiudere il discorso di prima, secondo me... Porca troia, che spavento, scusa. Fatte più come in Nier Automata. Nier Automata non ho mai giocato, guarda, devo recuperarlo. Neanche io, Nier. E allora non vi dico nulla. Poi scoprirete perché dirò ho detto questo. Lo devo assolutamente giocare, mi hanno detto tutti di giocarlo, però è uno di quei giochi che mi devo solo mettere lì e accenderlo. Quello è un occhio. Intanto io qualche volta mi distraggo e torno nel film. Vedete gli spari, tutto. Non, neanche io stavo seguendo, però in effetti l'occhio, grazie per avermi riportato l'attenzione. C'era bisogno.
No. No, oh. Il vino, fra. Non ho capito. Non sto capendo se si vuole prendere seriamente. Secondo me sì. No, dai. Ok, no. Ok, no. No, 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 no. Ok, ritiro tutto. Ok. Per un attimo ho pensato si sta prendendo troppo seriamente. È stato un momento molto lungo, calcolo, in cui questo è successo. Vale, ci puoi riprodurre l'urlo della signora? Ma io guarda che non sento la maggior parte dei rumori. Perché c'è la cuffia. Cioè, okay. Questa cuffia è una cosa strana. Guarda, se fossimo. Non voglio uccidere le orecchie della chat di Andrea e mi rattengo, sennò avrei urlato io. No, beh, se vuoi farlo, fai. L'importante è che hai avvisato, ora lo sanno. Clicker, la witch di Left 4 Dead. Ma che abbiamo uno della nostra reazione che fa il clicker uguale. A quanto pare pure vale. Però non lo farò. Certo, non lo farò. Certo, sì, sì. Eccolo. Ok. Quanto a cattivi indimenticabili. Adesso vi faremo vedere il pianto lontano. Che poi si parla sempre dei cattivi belli di Far Cry, ma alla fine sono soltanto due di Far Cry, c'hanno due del cattivo figo. Di cui una è di metà gioco, poi. Vero. No. Uno su 5, uno su 6 non è tanto, eh. Tocca, vedete come si allargava Esposito. O Esposito. Nel dubbio gas. Nel dubbio gas del Breaking Bad. Io come protagonista però voglio giocare la nonnina. Tipo il mio sogno. Tipo in Watch Dogs. In Legion. Sì. No, basta, raga. Ci sono i porti. No, non ve la faccio. No, non ci provate, non riscattate niente. No, no, non c'è il riscatto. Valentina, fai il clicker. Non succederà. Ragazzi, a tre sub Valentina farà il clicker. No. L'abbiamo detto ormai. L'abbiamo ma mi detto. Sono perso qualche messaggio. Un pochino. Allora, innanzitutto c'è negli Assassin's Creed nuovi. Non ballarla perché ancora non l'ho giocato. Ogni boss di. Praticamente c'è la nuova tizia che lavora e che va alla ricerca di Laila. Si dice, sto completamente fuso oggi. Vabbè, Laila comunque. Che poi tra l'altro in Odyssey diventa ufficialmente parte dell'ordine degli assassini, tra l'altro. È semplicemente come è successo in tutti gli altri giochi, raga. Il problema non è la storia che cambia, sono le dinamiche di gioco che cambiano tantissimo. E infatti un sacco di gente non è piaciuta questa cosa, perché la storia è stata nello stesso identico modo. Posso dire che non importa quanto la grafica migliori, vedere un attore vero dentro un videogioco mi farà sempre strano. Perfetto, vero? Sì, finché non sarà praticamente identico sarà sempre strano. Perché è il fatto che sia verosimile, ma non né fittizio né identico. È la via di mezzo strana, capisco. Sì, 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 siamo nell'Uncanny Valley. Esatto, diciamo. Bravissimo. No! La protagonista! Ecco, mi dispiace, il tuo sogno è già andato. Mi hanno nerfato il personaggio. Diego! No. No way. Ma la maggior parte dei personaggi è sempre stato ipotizzato da The Last of Us, comunque, parte 2, cioè nelle espressioni. Now it's time to bring you home. È sempre stato ipotizzato che lui fosse in realtà basso. Let them go. Ah, il fatto anche della cicatrice nello stesso punto del. Ah, può essere. Sarebbe interessante. Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. E pure con Norman Reedus e The Funky Fetus. Non riesco a abituarmi. No, sì, calcola che c'ha ragione, lei che finisce un po' riguardo alla cosa degli Assassin's Creed. Cioè, sempre è scavare indietro nell'ordine, sempre di più. Fino alle origini, che però non è Origins l'origine, raga. Letteralmente. Però è Origins.
Origins, non è l'origine di tutto. Prevedibile. Allora, come si chiamerà l'Origins? Ma che cazzo ne so, ma non è così. Non, cioè, non lo so, ma non è così. Si chiamerà solo Assassin's. La vera Origin. Assassin's Origins. Origins, Origins. Origin, esatto. I loghi coprono i sottotitoli. Vabbè, ma ragazzi, si stavano a lamentare, il padre diceva col figlio. Perché il figlio prova compassione, non deve provare compassione. Ha detto, ah, sì, voi, ok, adesso vi uccidiamo tutti. Ok, quindi dobbiamo cambiare la categoria? The most important part of crafting a Far Cry speciali isn't the fact that there is cambia poco. Ma infatti cambia poco. No, ma siamo affacciati dal dinner table. Tranzollo. Charm you into thinking that everything they believe. È proprio cattivo mentre parla questo. Sì, ma perché una cassetta al collo? Cioè c'è sta minacciando. È la sua collana la cassetta. And we couldn't be prouder to have him join the Far Cry family. La mia domanda è perché? Perché no? Moda. Ma che essa al collo adesso? Sì. Vedi se la gente non mi chiede perché. Non sappiamo fare. La pellicola proprio. Sempre peggio. Il rotolo di pellicola. Io sulla barba c'ho quei filetti per ragioni di i cavi del computer, ma nessuno si ricorda. Quello è Big Brain, ha senso. Quello è un pochino più ovvio, ok? Perché ti vogliono far guardare lì. In realtà magari è una sorta di easter egg o qualcosa. No, ma non è che tipo Watch Dogs. Che cosa? Non so, di cosa stanno parlando. No, scusate, no, di Far Cry sempre, no, sempre Far Cry. Ah, ok. Sempre Far Cry. No, scusate, Vale mi fa piedino. Ma dai, che... Oh, ma quello! Guarda un po' chi c'è! Guarda un po' chi c'è! Cosa? Dai che... L'hai riconosciuto, sì. Ah, ti fanno giocare come passi in un qualcosa che un DLC, un extra. Uno stand alone. Sì, come extra, mi sa se prendi il Pagan, anche Pass Gold. Cioè, è un gioco dove ti fanno diventare il cattivo. Usi Joseph Seed, attenzione, bellino. Raga. Bella sta cosa. E cacchio. Ma che stai a dire? Tra l'altro, proprio oggi abbiamo scritto un articolo su perché ci piacciono i cattivi di Far Cry. Tac. Ma accontentati. Cavolo. Ma raga, ma è bellissima. Una bellissima cosa. Idea. Sì, bellissima idea, infatti. Perciò quello che Bass aveva visto era il protagonista del Far Cry 3 che gli fa il culo dal nulla. Vedi? Sì. È bellissimo. Col vedi, col pass. Season pass, ma tipo se è... Ma come season pass? Also including, attenzione. Poi va a botta qualcosa. Ah, lo so cos'è. Questo lo so è... cos'è. Che sì, è Blood sì, Dragon, tipo. Sì, è... sì. O quello arcade del 5. Far Cry 3 e Blood Dragon. Ok. Sì, ma è scusa, lui. Che è il Far Cry e Blood Dragon 2 o è solo Far Cry 3 e Blood Dragon? No. È solo quello. Ci hanno rimesso il gioco dentro. Bellina come fa. Questa è tanta roba. Questa è tanta roba. L'idea è molto carina. Mi piace, hanno preso i fan per la gola e ha detto. Questo mi sa che è l'ultimo, tanto è l'ultimo. Questo è Starfield, giustamente. Non ci ho pensato. Veramente? Probabilmente sì. Lo fanno vedere qua. Sì, giustamente. Cioè. No, è Mario Rabbids. No, perché. Quella Bubble ci ha avuto un attimo un'erezione, poi è... Si è spenta. Chiedo scusa, però siamo tipo circa 7 minuti dalla fine del forward, quindi pensavo che lo mostrassero adesso. Ma allora, guarda, sinceramente Mario & Rabbids è un gioco molto carino, l'ho giocato anche... No. Tu hai giocato il primo? Oh no, che incubo. No, ma il primo è molto carino, però non è il mio tipo di gioco, semplicemente, no? Tipo, per esempio, chiaro, vabbè, un tattico. Sì. Io troverò quella stella nei miei incubi peggiori, però. Ma sai che, infatti, è inquietantissima, è tremenda. Come se ci fosse stata una faccia super realistica sopra. Mi ha preso completamente alla sprovvista. C'è quasi un Pokémon come design. Cioè, se me lo proponessero come Pokémon in nona gen, non mi stupirei.
Ma non ho capito, lo fanno fa Ubisoft Milan questo oppure... Mi chiesto cattivo di Zelda. Però ti vedo più incuriosito del Ma perché mi fa ridere perché si prende seriamente. A me le cose che, se, che sono stupide si prendono seriamente mi piacciono. Come le cose serie che non si prendono seriamente. Il contrasto per me funziona perfettamente. Te lo ricordi il trailer di Sephiroth su Smash? Esattamente. Esattamente. Io un po' ci avevo sperato che fosse davvero l'averlo trafitto in quel caso. Mario è finito, finisce il trailer lì. Sarebbe stato bellissimo. Perché non te l'aspetti, capito? Attenzione, però. Che atmosfera è incredibilmente cupa per un gioco di Mario. Sì, attenzione. Vabbè, poi vedete Mario con due pistole alla mano. E questo? È tipo la tigre di Kung Fu Panda. Che si è mangiato il panda. Esatto. Ma quello è tipo bombe. Lo Shy Guy. Le Bobomb. Perché il Rabbit è diventato emo? È una fase. È una fase. Oh, ma che è sto cattivo bellissimo. Pazza che silhouette. Guarda che presenza. Un po' fallica, però ci sta. Un po' fallica. Poi... Ti sta sorprendendo, di la verità. No, 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 ma io mi ricorda qualcosa di Little Nightmares, più... non so perché. Sparks of Hope, signori. Perciò non è Mario più Rabbids Kingdom Battle 2. È un'altra cosa. Cioè, Milano, sì. Anche questo fatto da Milano. Perché è italiano il team. Sì, il team che ha lavorato a Mario Rabbids è sempre stato italiano, mi sa. È davvero super orgoglioso di questo nuovo gioco. And I can't wait for you to experience it. Attenzione, non è Kingdom Battle, perciò semplicemente è un gioco dove ci sono i Rabbids, ma non è quel gameplay lì, probabilmente. Esatto, sì. Assolutamente, perché non è Kingdom Battle 2. È Lost of Sparks, o come si chiama, perciò è un'altra cosa. Vediamo se ci fanno vedere qualcosa. And I'm so excited to be back as well today. Mi interesserebbe, no, però come lo trasformi? Un platform, diventa un altro platform. Vediamo, guarda, in realtà Mario si è espanso molto di più... oltre al platform, quindi non necessariamente deve sarà quello. È sicuramente interessante come idea. Tipo, ci vedrei un bene un gameplay alla Ratchet & Clank. Vero? Siamo forse il fatto che è già uscito la Ratchet & Clank. Anche quello. Cioè, si vanno a cozzare insieme, soprattutto perché è un multipiatta. O meglio per chi non c'ha una PlayStation 5. Stesso simili. Molto a vedere come si comporta a livello tecnico. Ma soprattutto io le play. Non è detto che lo faccio vedere. Spero di sì. È difficile. Però non si sa mai. But they won't be alone. By their side they will have their new allies. The Sparks. Sparks. These surprising creatures. Born from the ecco, sfavillotti. Madonna che mi fa fastidio lo sfavillotti in italiano. Sfavillotti, sì, è vero. Per un tipo di pasta, non so perché. È vero. Sfavillotti. Se fossero di meno sarebbero sfavilsetti. Lancia. Let's some surprises for later. Non si dice. Due. After the tremendous success of Mario plus Rabbids Kingdom, Mario. Dopo il successo, l'intero team è rimasto sbalordito. Non ci credevamo neanche noi. Esatto. Sì. Miglior gioco italiano perché era uscito solo quello. Ma in realtà è molto carino. No, ho detto, ma infatti... questa qui è la scia delle battute. C'è il tempo necessario. Nuovi nemici, nuovi eroi. Mario plus Rabbids Sparks of Hope has grandi progetti. Ok, magari ci danno nuovi elementi in azione del gioco. Giochi tagli. Ok, perciò rimane comunque su quello genere. Anche poter offrire un'esperienza accessibile a ogni tipo di giocatore. Come fai con Tattico?
and you'll be able to experience this cosmic adventure exclusively on the Nintendo Switch. Oh, esclusiva Switch. Vabbè, c'è Mario. Vabbè, Mario, giustamente. Nintendo è tipo, cioè, tipo i ninja. Sì, giustamente. Se Mario... appena c'è qualcosa che assomiglia anche notoriamente a Mario, non può stare altrove. Lo eliminano. Tra l'altro, mentre giravano questa cosa, pre-alpha. C'erano loro, quelli di Nintendo. Così. Ah, pre-alpha, quindi si parla di fine 2022, forse. Un po' che tira molto in stile Wind Waker, proprio il paesaggio qua. A me che mi fai vedere un trailer in CGI super figo, eh? Su Nintendo Switch non vedrò mai quelle cose. A meno che non esca la Switch Pro, che ma non arriverà mai comunque a quei livelli. Quello che è, vabbè, quello è vero. Adesso, ma sai qual è che bello la grafica contamina a un certo punto. No, è verissimo. La grafica sta raggiungendo quel limite che non potrà mai superare, è vero? Mm-hmm. Tipo, ne stavo parlando anche prima, no? La grafica realistica arriverà a un punto dove non potrà più migliorare, o il salto sarà talmente minimo che non si potrà neanche più chiamare next gen. È vero? No? È vero, tuttavia qui non si tratta di sulla grafica. Io gioco anche giochi in pixel art. Davvero. Sì. Ah, minchia. Qui si tratta di fuorviare l'acquirente tramite video che non rispecchiano il gioco. Certo. È solo quello il concetto. Ah, ok, ok. Ho capito che intendi, ma preferisco il CGI trailer rispetto a, per esempio, trailer in passato alle 3 che dicevano: ehi, questo è gameplay preso da un Xbox. E magari non era un gameplay vero, magari era un video. Invece lo stavano tipo. È lì perché ricordo, è lì perché fanno le infamate. Esatto, cioè. Non mi sembrava tattico. Cioè, da quello che ho visto, non mi sembrava tattico alla 2022, Gamebot. Come immaginavo. Bellino, però. Mi piaciucchia. Che cazzo stava spiegando? Let's check in with our CEO, Yves Guillemot. Mo faranno vedere. Adesso bomba finale, signori. Non dite niente. Bomba finale. Vabbè. Che cosa vorresti da Albolo, prima che inizi a parlare, che cosa vorresti da Ubisoft? No, cosa vorresti da Ubisoft? Abbiamo dovuto in divo. As you have seen, we have a fantastic and diverse line. And this is just lo sto aspettando beginning. Tantissimo sto gioco, da morire. Allora, può essere che sto solo dei ringraziamenti, però. No, hanno detto, non abbiamo ancora finito. Ha ragione, però, vedi, pure la chat aveva ragione. E io pure sono d'accordo. Ma ci deve specificare con CGI non rispecchiare le sequenze. Esatto. Perché sennò io infatti mi ero immaginato, dicevo, wow, madonna. No, vabbè, ma si vedeva che era CGI. Sì, però si pensa che il prodotto rispetto a poi, cioè, appena si entra in questo piede nel gameplay era un'altra cosa completamente. Cioè, io appena ho visto quella cosa ho detto, ok, questa è multipiatta. Cioè, sta per forza da qualche altra parte, no. Però guarda, per esempio, stessa cosa, no? Mm-hmm. I trailer che dei personaggi sono super Link superiori. Bambino! Esatto. Però sai che il gioco avrà un'altra presenza. Ma perché conosci Smash? Però questo lo conoscevamo il gioco prima. Quindi comunque bene o male si poteva capire. E comunque pure Smash lì, perché esattamente una cinematica, perché già sai come il gioco che non c'ha quelle scene d'azione vere, ma stai su una piattaformina. Lì già conosci il gioco, è un gioco pluridecennale. Qui stiamo parlando di una IP molto giovane, molto nuova. E tra l'altro mi hai cambiato il titolo e non mi metti il 2, allora mi posso aspettare cose diverse. E ti rivolgo il CGI così, dico, cazzo, mi sta facendo giocare l'avventura così, invece... Vabbè, vediamo. You just saw Mario, sì, infatti vediamo. C'è da aspettarli, diciamo. Che cosa ci dice adesso il CEO? Mario and Rabbids characters return for an all new adventure. Al supermercato da io domani non mi fido domani di questi cose. O è pasta o sono biscotti? Beh, biscotti è un po' scontata. Ma più pasta ce la vedo comunque. Pasta, sì, capito. Se vorrei mostrarvi oggi, signori, una sbirciatina al viaggio incredibile. Oh! È un viaggio. È un luogo. Google Map per... è Ubisoft Park. By the latest version of our Snowdrop engine. I'm excited to share this first look prima. With you now. Ti giuro, deve essere enjoy. Qualcosa di grosso. Come no, l'hai presentato? È grandissimo. In footage power. Andrea, ci credi anche tu a questa frase oppure ti stai cercando di convincere? Sto cercando di convincermi un po', sarò sincero. Tra l'altro è fatta particolarmente bene. Sì, è vero. Sì. Ma davvero? Il livello di dettaglio è altissimo. Cos'era? Noi ci stiamo avvicinando allo schermo per vedere. Oh, Avatar. Okay. Avatar? Oh. Io appena ho visto lei, c'è un primo brivido.
Siamo tutti, aspetta, siamo tutti o. Ma vuoi vedere che l'anno prossimo esce anche il film, tecnicamente, no? Esce il 2. Sì. Sarà insieme. Sarà voluto. Ma calcola, questa è una cosa che non era trapelata manco per il cazzo. Non me lo aspettavo meno la vita. Io. Cioè, non capisco se sarà un gioco alla Monster Hunter o cosa. Dovrebbe essere anche aspetta, un online, sinceramente. Sono un gioco bello. Horizon. Sì, può essere. Bellissimo. Però sai cosa mi aspetto? Che la nazione del fuoco attacchi. Se qualcuno l'ha capita. Si utilizzano anche MMORPG, potrebbe essere in realtà. Devo dire. Potrebbe essere. Io vi giuro che se fanno vedere su questa cosa non fanno vedere un cazzo di come può essere il gioco, gli do una testata. Oddio, robot. Io sto male. Madonna mia. Ieri dall'altra parte. Se nomini di nuovo i robot, sono 24 ore di lab che nomini i robot ogni ora. Io ho un problema con tu me. Hai un grande problema, non sono solo i robot. Poverino. Vabbè, io non lo penso. Tranquillo. Io sì, ho contatti con te. Così? Sì, ma non lo posso dire in live perché lo penso pure io. No, no, non capisco. Le chiacchiere, voglio vedere pratico. Non lo fate con me. Ma lei era la coprotagonista o è un altro personaggio ancora? Questo non riesco a capirlo, sai? Cioè, la coprotagonista del primo film, in quel senso. Ma credo che sia, tipo, molto dopo, perché... Che altro non capisco la storia. Non ho capito neanche io. Neanch'io, non so se si è ambientato... no! È il protagonista del film, del primo quantomeno, poi non so se era anche del secondo, immagino sì. Quindi o è ambientato durante il primo film, o tra il primo e il secondo. Ma tecnicamente gli umani non se ne erano andati da Pandora alla fine del film. Teoricamente ci si poteva aspettare magari un... tipo, tornano, perché giustamente risorse... Frontiers of Pandora. Non si è capito niente. Allora, no, lo sapevo che non faceva niente. È solo next gen PC e Stadia? Io lo sapevo. Vabbè. Io lo sapevo. Per Dio, io lo sapevo che non si vedeva niente. Io lo sapevo. E che ti devono far vedere? Io lo sapevo che non facevano di un cazzo. Non va bene. Non va bene. Va bene. No. Ti hanno mostrato qualcosa che non che non, abbiamo, non me l'hanno mostrato. Sì, ma non me l'hanno mostrato, io non so che è. Voglio capire. Ho capito manco se era gameplay o meno. Fammi toccare con dita. I diti, voglio poggiare i diti sul gameplay. Giocare in mano. Voglio toccare con ste mano. Però quando non ti hanno quasi fatto vedere quello del Mario non dicevi così, come mai? Perché quello è gameplay. No, poi l'hanno fatto vedere, però prima non mi fregavo così tanto finché non hanno visto. No, perché a me stava interessando un sacco. Ah, ed è proprio così che ti vogliono mantenere Ubisoft. Fino a quando stavano fino a quando può essere vero o può essere piuma. Solo perché non stai lì con loro, però poi sei a Milano intanto. Volo. Andrea, te che ne pensi di questa live? Cosa ci dici? Allora, in realtà posso dire che ero partito con zero aspettative. Cioè, mi aspettavo che annunciassero un nuovo DLC per Assassin's Creed. Non so se l'avessi detto a voi, ma l'avevo detto sicuramente a inizio live. Quindi quello, ok. Ma questo gioco di Avatar non è male. Mario Rabbids anche. Poi per il resto, quello Rocksmith è una bellissima idea. E Riders Republic mi ha conquistato. Cioè, neanche lo conoscevo. Per il resto, una serie di tante cosine che personalmente mi interessano relativamente poco. Quindi è tutto sommato soddisfatto. Considerato che non mi aspettavo nulla.